partita di Venezia Parma, una prima sconfitta dopo 9 giornate, prima sconfitta dopo dal 18 di marzo, praticamente non perdevamo a Como in trasferta, perché in casa ancora non abbiamo perso e speriamo di non perdere mai in casa. E una partita che abbiamo persa perché il Venezia ha messo più fame di noi. E ritorniamo sulla terra perché non è scontato che Parma vada in Serie A. Ci siamo perché siamo una delle 3 squadre più forti, però dobbiamo battagliare con Palermo e Venezia. Io Catanzaro non lo consiglio, sinceramente. E per cui sono 2 squadre che una l'hai persa e l'altra vediamo se col Palermo in casa vediamo cosa fa. Comunque partita che la poteva anche non perdere perché poi è pareggiata subito con Bene, che poi purtroppo dal 60esimo al 78esimo abbiamo sbragato. La cosa che mi fa preoccupare è che hai preso 3 gol e ne avevi presi 4 in 8 giornate, ne hai presi 3 in 45 minuti. Ora sono 7 gol subiti in 9 giornate, che non è una buona media, però 3 gol non si possono prendere, per cui Pecchia deve un po' risolvere ora la fase difensiva, perché i gol non li facciamo sempre 1-2, per cui bastava subire un gol o due addirittura e non si perdeva. 3 gol, adesso subisci 3 gol, ovvio che dura fare anche un punto. Comunque siamo sempre primi, noi Palermo bisogna vedere se la sosta, recuperiamo energie, recuperiamo Esteves, soprattutto recuperiamo Partipio e ora dopo la sosta c'è il Como, partita assolutamente da vincere, se mi faccia Parma.